La verità è che tu hai trovato la soluzione più comoda, Filippo. Un bel colpo di spugna per cancellare ogni traccia e per sentirti meno in colpa. Vuole pensarci, ha detto. Dottore, come sta? Tutto bene? Eravamo in pena, è stato terribile. Ce la fareste fra 2 giorni? Mm-hmm. 2 giorni? Bella promozione! Tu mi hai sbattuto a fare un lavoro per il quale non avevo la minima competenza. E dopo un po' di giorni che cosa è successo? Che mi hanno relegato in una stanza d'ufficio a non fare niente. Non capisco. Mi hai costretto a lasciare un lavoro che mi gratificava e che sapevo fare anche bene. Respira. Respira. Siamo a terra. Si può cambiare idea, no? A martedì. Arrivederci. Ma per favore, non gridate! È nostro! Ingegnere, mi scusi se mi permetto, ma agli operai non serve un eroe, ma serve un capo che salvi l'azienda. Lei ci andrebbe all'estero? Il punto non è cosa fare io, ma cosa è meglio per il maggior numero di persone possibile. Se l'attrezzi fallisce, è solo male per tutti.